dialogo tra il Movimento 5 Stelle e il PD è un dialogo a fasi alterne. Avete iniziato a discutere di legge elettorale e di riforma del Senato, ma secondo lei in questo momento sono queste le priorità per il Paese? No, assolutamente. Però, ottima domanda, l'unica cosa che è davvero importante per me oggi in Italia sono 6 milioni di cittadini italiani che vivono sotto la soglia della povertà. Questo conta. Dobbiamo noi, tutti noi cittadini, far capire che le riforme costituzionali, quindi la perdita di diritti politici, è comunque connessa alla perdita di diritti economico-sociali. Cioè che i diritti sono interconnessi tra loro. Se cala la rappresentatività all'interno del Parlamento e si inseriscono più lobby, se ci sono più lobby si alzano le tasse, è fisso. Dobbiamo fargli capire che non avere più possibilità di eleggere un senatore o di esprimere la nostra voce poi equivarrà in futuro all'aumento delle tasse. In questo senso vi siete però un po' adeguati all'agenda Renzi? Non è che ci adeguiamo, c'è un governo che presenta dei disegni di legge, bisogna anche, come dire, o valutarli per contrastarli o appoggiarli. La in questo senso contrastarli. Per reddito di cittadinanza è in commissione oggi. Noi è definitiva e con tutte le coperture, è già pronta. Bisogna l'iter c'è in commissione, poi se passa al vaglio della commissione va in aula. Noi si combatte in capigruppo, spesso con la Boldrini, c'è pure anche questo gioco anche forza, sperando appunto di convincere a portare delle proposte. Deve essere calendarizzata. Questi giorni Di Maio diceva che Beppe Grillo e Casaleggio faranno pian piano dei passi indietro e lasceranno spazio a voi parlamentari, comunque una parte del Movimento 5 Stelle che per il momento è meno per me due esempi di italiani, da sempre hanno fatto questo. Io in un anno e mezzo come parlamentare non ho mai votato una volta ascoltando loro. Da qua a un anno e mezzo come lo vede il Movimento 5 Stelle? Io spero al governo. Però quindi sono nuove elezioni? Noi ci speriamo, però io non ne ho davvero idea, perché è tutto strano. Lei penso non si immaginava mai la rielezione di Napolitano, di questo presidente politicamente indecente. Non ci aspettavamo che continuasse a dettare legge un piduista con connessioni con la mafia come Berlusconi facesse le riforme costituzionali. In che paese al mondo uno che ha avuto rapporti con la mafia, che è un condannato in via definitiva, cacciato dal Senato, si occupa delle riforme costituzionali? Mi dica un esempio al mondo, è incredibile questo. Per cui è tutto nuovo, noi dobbiamo solamente fare una cosa, migliorare dove c'è da migliorare, io per primo, e soprattutto fare resistenza. Una cosa su cui dovete migliorare? Personalmente io studiare molto più politica estera, sto in commissione affari esteri e devo occuparmi. Quindi più preparati? Ancora più preparati, sì, noi comunque siamo entrati un anno e mezzo fa. Studiare sempre più per essere più credibili agli occhi dei cittadini. Se questo governo dovesse durare fino al 2018, lei non si ricandida? No, io questo l'ho sempre detto. E se invece la legislatura dovesse finire prima e si va alle elezioni anticipate? Magari proviamo a dare una mano tutti quanti per provare ad andare al governo, perché questo paese... Posso chiederle perché non ricandidarsi? Perché, l'ho sempre detto, il palazzo poi lei lo frequenta, il palazzo è una vasca di squali, il potere è una, anche se noi stiamo all'opposizione, è una brutta bestia, ci devi stare a contatto il meno possibile. Una proposta economica al PD da fare adesso, il Movimento 5 Stelle c'è, con i voti del PD molto si può fare anche subito. Sarebbe una proposta praticamente a costo zero, perché si tratta di non dare più finanziamenti a pioggia alle aziende, l'abolizione dell'IRAP. C'è una proposta di legge già depositata da un mio collega, prima firma Mattia Fantinati, è una proposta di legge per l'abolizione dell'IRAP. Questo rilancerebbe clamorosamente quel tessuto economico fondamentale che è la piccola media impresa. Una bella proposta a Renzi. La sua proposta è la proposta, sì. A Renzi, votatela, sì, e da domani si può fare. Da domani si può fare e a costo zero. Interessante.